spostamenti. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Prima che parlasse il Premier Conte, avevo incontrato lui, un rider. Stanno aumentando le richieste di servizi a domicilio? Siamo arrivati praticamente al doppio. Non si rinuncia proprio alla movida che tu fai, diciamo, fuori. Le abitudini te le porti direttamente in casa. Da quando si sta a casa per contrastare il coronavirus, lui fa almeno 20 consegne al giorno. Magari guadagni di più perché fai più consegne, però ti esponi anche di più a rischi. Che devo fare? Io non me lo posso permettere di stare in casa. Lavorare per vivere. Una cruda verità però va detta. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Ma in molti già preferiscono chiedere il servizio a domicilio, proprio per non uscire di casa. Supermercati e farmacie saranno pronti? Sì, salve, buonasera. La chiamavo per sapere se fate consegne a domicilio di farmaci. No, nulla, no. Vorrei sapere se fate consegna di farmaci a domicilio. Quello no, al momento. Farmacia? Buonasera. Buonasera, la chiamavo per sapere se consegnate a domicilio farmaci. No. Niente. Benvenuto. Non è mica facile trovarne una. Così sono costretta ad andare. Entrare 5 persone alla volta. Quando entro, leggo questo cartello. A casa tua in 2 ore? Noi le mandiamo un fattorino a casa a prendere la ricetta. Il fattorino viene in farmacia, prende il farmaco e poi glielo riconsegna. Quante richieste sono arrivate? Tantissime, tantissime. Se il medico mandasse direttamente da noi per mail la richiesta, potremmo consegnarla a casa ottimizzando tempi e costi. Perché la consegna a domicilio gratuita non è. Quanto costa? Quello per il ritiro e la riconsegna 7 euro e 7 euro. Ogni ordine in farmacia costa quindi 14 euro. Un servizio che facciamo anche la spesa al supermercato. E poi ci sono sempre loro, i riders, perché i fattorini della farmacia non bastano più. Questo è il Glovo, però questo solo farmaci da banco o altri prodotti. Il tutto da 3,90 euro in su a secondo la distanza. Quante richieste di farmaci a domicilio avete avuto negli ultimi giorni? 150-200 al giorno. Normalmente ne abbiamo una ventina, una trentina. Ce la fate? Diciamo chi è urgente oggi, chi non è urgente domani. Li dividiamo, li frazioniamo. E come andranno le cose al supermercato? Noi per gli over 65 abbiamo fatto la consegna gratuita e si sono più che raddoppiate le spese online che riceviamo normalmente sul nostro portale. Fino a molto tempo fa veniva utilizzato soprattutto per chi aveva proprio problemi fisici ad uscire da casa. Ad oggi, nella situazione attuale, è diventata una necessità di tutti sicuramente. Più di 100 richieste al giorno da gestire con il personale. Ci riusciranno? Ecco, questo è il punto cruciale. Raddoppiando le richieste, gli addetti non sono raddoppiati perché sono sempre quelli. Diventa difficile il raddoppio, non hanno neanche raddoppiato i furgoni, quindi. Forse in prospettiva una soluzione ci sarebbe, quella di aiutarsi un po'. Mi rendo disponibile a titolo gratuito per fare la spesa o comprare medicinali per i condomini che sono soggetti a rischio. Sei tu che hai messo Sì, l'annuncio? messo l'annuncio. Come mai? Sei qui a casa, cioè, il lavoro è fermo, non si sta lavorando, quindi perché non aiutarli? Aiutarsi un po', professore?